Osvaldo Checchini, classe 1951, son vecio! <ride> diciamo che sei un parroco temprato, perché ne hai viste tante, mm -hmm. hai girato molto, però un primo amore forse è quello che ti ha formato, è così, il seminario, tanto seminario? Tanto seminario... Oh. Educatore come educatore, in particolare responsabile dell'Ove, 15 anni di seminario, finché Nicora mi ha ascoltato e mi ha finalmente mandato in parrocchia, che era un po' il desiderio mio, ma penso un po' di tutti i preti diocesani. Sì, Parliamo sì. un po' del seminario di quegli anni. Eh, è stata un'avventura affascinante per certi versi, perché io venivo dagli studi in pedagogia all'Università di Verona, e poter mettere in pratica, abbiamo fatto un progetto educativo in collaborazione con l'università, mettere in pratica un po' quello che avevo studiato, pensato con i ragazzi, con i seminaristi, è stata davvero una cosa molto bella. Perché il seminario viaggia sempre un po' su un filo, può essere un collegio o può essere una comunità. Allora, Cos'è che lo diversifica? Sono proprio i rapporti fra le persone e allora abbiamo sempre cercato di impostare rapporti belli ancora oggi ho rapporti bellissimi con tutti i ragazzi che sono stati con me gli adolescenti che sono stati con me sono stato per tanti anni in ginnasio seguiamo, eh, seguiamo il filo di questa riflessione ah. qualcuno ti ha stupito? te lo sei ritrovato dopo magari giovane sacerdote o magari impegnato in altri settori però eh, ti ha un po' stupito ecco, per la strada fatta? sì sì sì, sì cioè, alcuni qualcuno sono diventati sì. sacerdoti eh, poi, anche le sorprese: qualcuno che tu pensavi potesse diventare prete invece sono sposati, in bellissime famiglie. Altri che invece non pensavi sono diventati preti. Queste sono sempre un po' le meraviglie di Dio e la bellezza di ogni, di ogni persona, insomma, alla fine. Quindi, questa è la cosa bellissima. Abbiamo fatto anche esperienze molto belle, abbiamo cercato di inventarci delle cose. Sono rimasto famoso i giri in bicicletta che abbiamo fatto, in giro per l'Italia, per l'Europa e così via. Con Sei i, stato un po' un precursore. Quanto ha contato la tua famiglia per il tipo di formazione che hai avuto per te stesso a livello anche umano, che hai cercato di travasare all'interno di questo impegno sempre più forte che è quello del sacerdozio? Io nasco a Caselle di Sommacampagna, un paese allora abbastanza piccolo, vicinissimo a Verona. E la mia famiglia è una famiglia molto semplice, mio papà faceva il muratore, poi una piccola impresa edile, la mia mamma, ho un fratello sposato con due figli, la mamma vive ancora e abita nella stessa casa dove c'è mio fratello. Ed è una famiglia che mio papà è di Custoza, mia mamma invece è proprio lì del paese, è una famiglia storica del paese di Caselle, i Mengalli sono una famiglia sì. proprio storica. Io ho avuto la gioia ai primi anni della mia vita di essere contornato non solo dalla mia famiglia, ma mia mamma, ma poi da tutta una serie di zii, poi i miei nonni che per me erano un punto di riferimento molto molto importante, una zia che non si era sposata, mia zia Lina e così via. Per quello che riguarda invece la vita parrocchiale ero un ragazzo assolutamente normale. Il mio parroco non voleva che facessi la prima comunione e nemmeno mi ha mai fatto fare il chierichetto. Troppo, eri un po troppo vivace. Allora, mia mamma mi racconta <ride> questo episodio che è così. Eh, lei era incinta di mio fratello ed è andata a chiedere se io facevo la prima comunione oppure no. E il parroco ha risposto testualmente: La stropa è la stropa che vuol Che ecco. tradotto per chi non è per veronese. Per chi non è veronese, la bacchetta. La bacchetta. <ride> <ride> ecco, ecco. <ride> questo è stato un po' il punto. e eh, sì, per cui, Poi mio nonno normale, eh. mio nonno, che era il capo dei confratelli del paese, l'ho fatta la prima comunione, eh. <ride> <'ho> fatta, lo, <ride> lo assicuro. Non il chierichetto. Ma qualche prete, anzi, un prete in particolare, ci ha raccontato che da bambino mm -hmm. lui ricorda sempre questo quest episodio. Da bambino nella sua camera sentiva i suoi genitori pregare di notte, di là nella loro camera. C'è qualcosa eh, della tua vita e della tua famiglia che porti nel cuore perché ti ha messo su questa strada? Ti ha messo sulla strada di Dio? Ma l'educazione religiosa è un'educazione naturale a quei tempi per tutti i bambini. Non in particolare, la figura forse più significativa per la mia vocazione sacerdotale è stato Don Pietro Gottardi, come per tanti preti di Caselle. Io, appunto, venivo da questa esperienza normale. Poi ho frequentato le medie a Soma Campagna perché allora non c'erano a caselle. Nel frattempo, il parroco precedente, quello famoso della stropa, no? era morto ed è arrivato don Pietro Gottardi, che si è preso a cuore i ragazzi e, in particolare, appunto coloro in cui lui vedeva dei segni di vocazione. Si parla molto bene di questo sacerdote, sì, soprattutto sì, sì. in questi giorni. Certo, certo, certo. È stato molto significativo per il paese perché è rimasto in paese prima come curato, poi è diventato parroco per quattro anni a Ronconi, poi è tornato ancora lì, quindi dal 46 fino al 2003-2004 è rimasto sempre in paese, quindi moltissimi anni. Quando io sono andato in seminario... Forse pensavi a lui quando sei entrato in seminario? Cioè un, un po' a lui, ma poi, poi c'era mio cugino, poi c'era in seminario tutta una serie di altri, un mio amico che abitava proprio lì sotto vicino a me. Ecco così, la prima sera che ero in seminario volevo tornare a casa, quindi sì, questo è chiaro. Questo dice ecco. della normalità. Questo dice della normalità, di, sì. Dell'oggi sì, Don Osvaldo che c'è. Certo, chiede. sicuramente, sicuramente. Qui in seminario chi ti ha accompagnato? In seminario mi ha accompagnato lui, beh, poi i miei genitori sì. evidentemente, ma siamo andati insieme, siamo andati insieme, tutto il gruppone di Caselle, siamo andati insieme in seminario, il primo giorno di seminario. Sì, sì, sì. Te lo ricordi ancora? Sì, però. lo ricordo eh. benissimo, sì, sì, lo ricordo benissimo, in seminario a San Massimo. Certo, mm. certo. E poi... Il seminario naturalmente ti ha, hai rafforzato la tua idea del sacerdozio. Allora, nell'epoca del liceo io pregavo per sposarmi, quindi questo, perché io ho avuto, sempre ho avuto una grande passione per la famiglia. Famiglia nel cuore. Nel cuore, assolutissimamente. In quegli anni il rettore era Monsignor Ganassini, ma per noi, soprattutto per il gruppo della mia classe, è stato molto importante Don Adelino Campedelli, mm -hmm. ecco, che ci ha seguito con passione, che ha tenuto unito il nostro gruppo che ci ha portato tanto in montagna a camminare e ci ha davvero accompagnati fino alle soglie della decisione di passare poi in teologia. Quindi lui è stato ed è ancora per noi una figura significativa. Come compagni di classe ci ritroviamo una volta al mese e lo invitiamo sempre. Come invitiamo sempre viene pressoché sempre anche Monsignor Sulmona che è stato il nostro rettore poi in teologia, insomma. Quindi c'era un amore per la famiglia che poi sì, si è sì. trasformato, era un amore per Dio certo, che aveva certo. bisogno di essere coniugato, sì, di trovare sì, la strada sì, sì. giusta. Poi piano piano eh, io credo che come si fa un discernimento vocazionale? Ci ho pensato tante volte anche quando poi ero educatore in seminario. Si fa prima di tutto guardando la propria vita, le persone, gli avvenimenti che ti capitano, guardandola con occhi di fede, perché non sono avvenimenti casuali guardandola con qualcuno che ti dica lì hai preso un abbaglio, là invece hai bisogno di una guida. Insieme a questo ritengo estremamente importante qualche momento in cui il Signore ti fa capire, io ho alcuni riferimenti precisi della mia vita, in particolare la decisione definitiva arriva il giorno in cui sono stato istituito accolito ero assistente a San Massimo e dopo l'accolitato mi sono fermato un attimo e ricordo che lì ho detto sì, questa sarà la mia strada. Per obbedienza avevi fatto anche a quel tempo l'esperienza con Telepace? Avevo fatto l'esperienza con Telepace... Quindi cercare sì, di travasare attraverso sì, la televisione, sì, la radio, sì, sì, un'esperienza sì. esaltante che è quella dell'educazione, certo, certo, come sì, raccontavi sì, prima. Sì, sì, sì. Ma gli anni dell'università sono stati anni interessanti, io frequentavo anche poco perché ero già curato prima a Caprino, poi in periferia della città a San Giacomo, anche quella è stata un'esperienza affascinante e incredibile. Eh, ricordo le messe celebrate ogni lunedì con un gruppo di studenti, erano gli anni che venivano ancora dalla contestazione: l'Università di Verona allora era molto piccola, eh, la facoltà di pedagogia era sede staccata di Padova, non era ancora autonoma. Ecco, per dire, quindi ricordo quelle messe. Alcuni di questi... Li hai rivisti? Certo, o li hai visti? uno è diventato prete, ah. Don Giuseppe Andriolo. Eh, ah, sì 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 sì, 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 sì. sì, sì, che è parroco a Cerea. Poi alcuni son, hanno continuato, ad esempio Mauro Pavoni, sì, che sì, è diventato sì. presidente. Come si salta da... parlavi di San Giacomo, a quel tempo a San Giacomo una chiesa vera e propria non c'era, no? O sì, o era già arrivato. No, 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 io sono arrivato a San Giacomo Dello quando... scantinato? ...hanno aperto... Eh, i Grattacieli ah. era una parrocchia senza nessuna struttura avevamo una vecchia casa con le pareti di faesite sotto la mia finestra c'era un letamaio e in camera qualche topolino ce l'avevo sud di, Verona, sud di zona Verona veramente. e lì sono cresciuti quello certo. che oggi è un quartiere, un quartiere popolare sì, con, sì, sì. con tanta tanta gente quasi tutte case popolari non c'erano strade asfaltate, non c'erano lampioni, la messa, non c'era un negozio. La messa sotto la messa in una un, sorta di garage, definibile un... No, era un, un uh, locale un che avrebbe dovuto essere adibito a supermercato. Noi avevamo un'unica chiave, ci hanno dato lo sfratto perché era proprietà comunale una settimana prima di Natale, poi abbiamo fatto un po' di manifestazioni e allora ci hanno permesso di passare il Natale lì. Come si passa da quella chiesa, tra virgolette, a chiese come queste, a comunità come questa, all'ONATO? Allora, quell'esperienza è stata un'esperienza per me incredibile perché sono entrato in contatto con tutta una serie di realtà che nemmeno pensavo potessero esistere, cioè una realtà di disagio molto forte. Tenete conto, se posso dire un dato, dunque siamo all'inizio degli anni Ottanta in chiesa sarà venuto il 5% forse delle persone, ecco, quindi quando mediamente in quegli anni era una media molto più alta. In mezzo fra quell'esperienza, durante la quale ho concluso anche l'università, c'è stato tutto il lungo arco del seminario, che è stato importante non solo per eh, i rapporti con i ragazzi, con le loro famiglie, ma con tutta la diocesi. Perché 15 anni di seminario tu giri tutta la diocesi. Io sono stato con tutte le parrocchie, certo. Sì, poi le giornate pro seminario, poi 40 ore, poi incontri con i ragazzi, incontri con i genitori. Ma non avresti mai immaginato probabilmente di arrivare qui sul lago diocesi di Verona, ma sul lago bresciano? No, assolutamente, assolutamente. Sono stato a Gesù Divino Lavoratore, all'epoca di Nicora. Come prima esperienza come parroco, poi a San Giovanni Lupatoto, poi improvvisamente e lì è stato un accordo con padre Flavio perché c'era una difficoltà piuttosto seria, non sapeva come uscirne fuori. A Boschi Sant'Anna e Boschi San Marco, che è stata un po' una sorpresa per tutti perché da 11.000 abitanti di parrocchia passare a 1.300, tutti dicono. Cosa ha combinato? Cosa ha combinato? <ride> e invece c'era un problema. Diciamo che c'è stata una sorta di buon ritiro perché San Giovanni Lupa, uh -huh. insomma, di energia ce n'è voluta molta San eh, Giovanni. Sì, eh, sì, anche sì. perché prima parlavi di disagio, uh -huh. San Giovanni Lupa è anche, per così dire, una parrocchia che custodisce un'esperienza particolarissima come quella della Pia Opera Ciccarelli, anziani, ammalati. Sì, sì, il parroco allora era presidente della Pia Opera, che è diventata una cosa enorme. Però io, Uno dei motivi per cui sono stato mandato là è perché il parroco non fosse più necessariamente presidente, perché mm -hmm. era diventata una cosa così grande, poi tra l'altro solo il parrocchiale. Certo, mm. che rapporto hai con gli anziani però, con gli ammalati? E, lì, e dunque, a San Quattoto, oltre a questo, abbiamo messo in piedi tre piccoli appartamenti per ragazze e madri, in collaborazione col Centro Aiuto Vita di Verona. Con un gruppo di persone che si sono dedicate a queste ragazze madri, come a Gesdivino Lavoratore, abbiamo messo in piedi sei piccoli appartamenti per parenti di ammalati in ospedale, in collaborazione con la Caritas diocesana e sempre un gruppo di persone che gestiva questa cosa. Quindi un'attenzione particolare a queste situazioni di disagio molto, molto, molto forti. forti. Ecco. Ti è mai capitato, però, in questi anni nelle varie mm. esperienze? Di sentirti un po' solo di fronte ad alcuni passaggi. Eh, ci sono momenti della tua vita, il... quando cambi paese devi eh, conoscere le persone e questo è l'impegno più grande: intrecciare rapporti, eh, accogliere la fiducia, dare fiducia e sono sempre le cose più complicate, a volte sei compreso, a volte meno. Eh, perché come per tutte le cose occorre del tempo, poi ciascuno ha il proprio carattere, la propria personalità. Ecco, poi ci sono situazioni drammatiche nella vita di un prete, un incidente che coinvolge un giovane, qualche sì, persona dico. che muore suicida, eh, situazioni di malattie. Che colpiscono ragazzini ti, ti interrogano quindi, profondamente eh, sicuramente molto, molto anche, coinvolto anche qui a lonato nato un bambino un di caso? 14 mm. anni sì 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 è stata un'esperienza molto toccante molto toccante tra l'altro io avevo preparato un pensiero ma quando sono andato a dare l'ultima benedizione in ospedale ad Esenzano mi hanno consegnato la lettera di una sua compagna di malattia l'ultima di un gruppetto di ragazzini ancora sopravvissuta e leggere quella lettera mi ha bloccato completamente, davvero mi ha sconvolto dentro, l'ultima che vede morire uno dopo l'altro i suoi compagni, tutti coetanei 12, 13, 14 anni. Di che cosa anni. non potresti fare mai a meno per quanto riguarda la tua, la tua vita, il tuo essere prete? Proprio il contatto con la gente, ecco, io desideravo andare in parrocchia. Non perché, anzi sono molto grato per l'esperienza del seminario, anche per aver avuto la possibilità, come dicevo prima, di incontrare tantissimi preti. Io conosco un sacco di sacerdoti proprio perché ho avuto modo di andare a casa loro, magari di dormire nelle varie canoniche. Ecco, quindi questa è stata un'esperienza. Il contatto con la gente. Dai bambini alle persone anziane, ecco, anche in questo periodo di Pasqua girare per gli anziani, anche qui abbiamo circa un centinaio di persone che siamo andati a trovare eh, in casa e sono le situazioni più diverse, a volte sono situazioni di disabilità, a volte di anzianità, a volte eh, stai vicino alla famiglia perché ci sono problemi di demenza, di Alzheimer, quindi situazioni pesanti, difficili. Certo e questo è estremamente importante. È stato il tuo desiderio di stare accanto alle famiglie che ti ha portato anche a sperimentare nuove forme, possiamo dire, di coinvolgimento, di evangelizzazione, il termine forse è un po' troppo grande, però rispecchia alcune esperienze che hai fatto. È stato questo, il grande amore per la famiglia. Certo, sicuramente sì. Io credo che oggi l'evangelizzazione passa da una parte nel cercare di far bene quello che si fa normalmente, che vuol dire le celebrazioni, che vuol dire la catechesi e così via. Ma dall'altra parte cercare anche strade diverse. Strade diverse, ecco, sfruttando anche un po' quelle che sono le peculiarità di ciascuno. Non so, io ho una passione per l'arte, per la storia, per dire, no? E allora per, a Pasqua ho invitato tutti gli insegnanti del paese a una meditazione su alcune delle opere d'arte che ci sono nella Basilica di Lonato. Oppure i famosi giri in bicicletta con 50-100 persone all'estero, sfruttando anche quello che il territorio offre per momenti di catechesi, trovandosi al mattino per la preghiera, dando la disponibilità ogni giorno per la Santa Messa celebrando messa su un prato, in un locale di un ostello e così via. E sono nate profonde amicizie, sono nati legami molto profondi e io credo che sia anche questo un modo. Credo che dobbiamo avere il coraggio anche di sperimentare cose nuove, ecco, cose diverse. E allora insieme con i sacerdoti con cui ho collaborato, di cui sono diventato amico nel corso dei vari anni, ci siamo chiesti più volte, siamo andati a vedere vari tipi di esperienze in giro. Abbiamo anche provato, qualche volta anche fallendo, cioè nel senso che abbiamo tentato alcune iniziative che non sono andate come noi speravamo. L'ultima esperienza, molto impegnativa però con... Straordinario profitto è stata l'esperienza dei Dieci Comandamenti, della catechesi legata ai Dieci Comandamenti a Povegliano, con tantissime persone che ogni sabato sera si sono ritrovate proprio per ascoltare una catechesi che io non mi immaginavo fosse possibile. Eh, avevo seguito l'esperienza degli Angeli Custodi un po', poi ero andato a Roma a, a vedere l'esperienza dell'ideatore Don Fabio Rosini. Ero stato là con lui, avevo un po' ascoltato le sue parole, avevo chiesto. Poi, ecco, alla fine col Consiglio Pastorale la decisione di intraprendere questo di tipo risetto. di cammino. Sì, Probabilmente sì. la gente ha bisogno di proposte forti. Quella è sicuramente una proposta forte. Normalmente io sono più per il dialogo, per il confronto, per la catechesi dei Dieci Comandamenti invece è una catechesi diretta, uh -huh. di stile, potremmo dire, quasi settecentesco, ottocentesco. Però estremamente precisa, estremamente concreta, che va a toccare un po' tutti i punti della tua vita. E forse è proprio una delle cose di cui dicevo prima, quindi gli stili normali, le realtà normali di una vita parrocchiale che nasce dal contatto con la gente e insieme a provare a sperimentare cose molto diverse certo. dalla bicicletta in certo, Olanda certo, certo. Alla, a questo tipo di, questo tipo di catechesi. catechesi. Ecco, credo che c'è bisogno di pensare, di provare anche esperienze diverse, Diversi. esperienze nuove, credo che sia molto fra, importante. Fra le tante sollecitazioni di Papa Francesco, ce n'è stata una in particolare che mi ha colpito e riguarda i laici. Dete in un contesto particolare, perché incontrando dei laici che lavorano nei mezzi della comunicazione sociale, comunque il Papa dice ai preti: Non circondatevi di laici che vogliono fare i preti, ai laici dite: Non fate i, i laici che praticamente stanno accanto ai sacerdoti ma per elemosinare tra virgolette ruoli, importanza e quant'altro. Il rapporto con i laici, la qualità dei laici oggi, come la vedi, come la trovi? E in parrocchia Lonato quest'anno scade un appuntamento straordinario che è il quattrocentesimo anniversario dell'apparizione della Madonna in località San Martino. Col consiglio pastorale abbiamo messo in piedi quattro commissioni, ma io ho detto loro che questo deve diventare un metodo di lavoro. Quattro commissioni che lavorano in sinergia, in accordo evidentemente con i preti, ma anche molto indipendentemente. E devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso da proprio dalla loro intraprendenza. Contattare persone, mettere in piedi situazioni, pensare a iniziative, davvero è stato molto bello. E io ho detto loro che questo deve essere un metodo di lavoro. Andremo adesso anche a ripensare, siamo d'accordo con il nuovo anno pastorale, il Consiglio pastorale. Ma questo del lavoro anche in autonomia, sia pure in accordo, in sinergia col Consiglio Pastorale, però anche un lavoro indipendente, credo che sia estremamente importante proprio per portare a consapevolezza che i battezzati siamo tutti, l'accoglimento e l'annuncio del Vangelo di salvezza è per tutti. Le parole di Papa Francesco, ce n'è una in particolare che per così dire non dico serbi nel cuore, ma ogni tanto vai con il pensiero perché quella che magari. Ha acceso anche un'ulteriore lampadina all'interno del tuo cuore oltre che della tua mente. Io sono sempre stato convinto che la proposta cristiana deve essere una proposta bella, gioiosa. gioiosa. Allora, quando nel Vangelo della Gioia, proprio all'inizio, lui dice: 'Il Vangelo della Gioia dà senso, significato, sostanza alla vita delle persone', beh, io credo che sia davvero importante. Quando inizio il Catechismo, dico sempre ai bambini: 'A cosa serve il Catechismo?' E allora la risposta è il catechismo serve per trovare la strada della felicità e questa strada ce la insegna Gesù quando hai 5 minuti di tempo cosa fai qui a Leonato? prendi la bicicletta, vai Prendo in la collina bicicletta. Ah. vai in una delle tante, <ride> delle tante chiese stupende che ci sono da queste parti sì, sì, sì quando mh, mai mi pensavo di arrivare qua eh. Eh. io ero tranquillo e la beato a Povegliano, sì. questo senz'altro è stata un'assoluta sorpresa le cose belle che ho trovato qua, intanto l'amicizia con Don Matteo, siamo arrivati insieme, eh, che è molto più giovane di me e che eh, mi aiuta moltissimo ecco, giorno per giorno, il camminare insieme, il condividere insieme le nostre esperienze, anche le nostre fatiche, perché non è sempre facile. Il rapporto con le persone ecco, è una situazione diversa perché rispetto agli altri paesi in cui sono stato non c'è un vero e proprio centro paese. Eh, il paese è estremamente disperso, la gente si ritrova in altri posti lontano dal centro. La canonica non è un punto di riferimento come poteva essere San Giovanni Lupo a Toto, come poteva essere Gesù Tivino Lavoratore o Povegliano: assolutamente no. Perché poi c'è l'oratorio. Quindi che diciamo che quando prendi la bicicletta non è per ritagliarti tempo, cioè, ma per incontrare sempre la gente. Allora. Qualche volta qualche anche, volta per, anche per, per fare dei giretti, per fare un po' di silenzio. I posti sono assolutamente affascinanti, ci sono dei posti, dei luoghi meravigliosi da vedere sia nel territorio comunale, sia sulle colline prospicienti il lago. Ci sono proprio dei posti cosa incredibili Cosa succede? Perché arriva la domanda un po' anche: uh -huh. cosa succede? Quando ti viene chiesto dopo pochi anni e a te è successo non più, più di una volta eh. di cambiare, di accettare una nuova sfida? Allora, mmm, quando sono diventato prete, proprio quando sono diventato prete, io mi sono sempre detto che non avrei mai chiesto di andare qui piuttosto che là, di fare una cosa piuttosto che l'altra. Ho sempre detto che avrei espresso sicuramente i miei pareri, le mie opinioni, ma comunque avrei accettato molto serenamente, senza mai cercare un posto di maggior prestigio o di maggior importanza. Assolutamente no, questo non mi è mai interessato in modo particolare. Anzi, eh, mi sono sempre reso disponibile, senza falsa modestia, se c'erano situazioni con qualche difficoltà, eccetera, proprio ad andare a vedere così senza pretendere di risolvere chissà che, di andare a vedere, di poter dare una mano, di mettersi a disposizione. Il cambiare vuol dire da una parte alcuni legami che saltano, altri invece che continuano nel tempo e così via e questo è sempre un po' una tristezza. Il cambiare diventa sempre una nuova sfida, però è certo che andando avanti con l'età uno dice ma infatti aspiravo se, a Santa Lucia fare le valigie si fa sempre più fatica insomma, a Santa Lucia i Monti era la mia aspirazione Don Armando non me ne voglia ma lo sa perché glielo ho detto anche a lui più volte si. il mio desiderio era Santa Lucia i Monti perché ho detto così ho tempo per seguire le persone bene perché il paese è piccolo per andare in giro in bici e per studiare e allora detto, noi ti auguriamo naturalmente di continuare a fare bene il prete perché l'abbiamo visto anche dalla gente che oggi ha continuato a suonare in canonica mm -hmm. ma soprattutto forse anche fra un bel po' di anni mm -hmm. chissà un ritorno a Custoza eh, magari non si sa mai anche Santo Lucia e i Monti eh? non c'è bisogno che di andare lì a Custoza che è attaccata e è ancora più piccola auguri dello sbaglio grazie, grazie, grazie